Alessio, buongiorno. Omeletta e carciofi oggi. Davvero, oggi sì, omeletta e carciofi. Senti, i carciofi come li avevi preparati? Vanno fatti saltare con un pochino d'aglio e cipolla, padellina, un po' di burro, olio, poi avreste la mista per fare l'omeletta e sono uova, ogni tre uova un cucchiaio di parmigiano e un cucchiaio di panna. Un cucchiaio di? Panna. Panna. Non latte, panna, perché il latte viene troppo... è troppo leggero, si separa dalle uova. La panna, quella che poi si usa anche per montarla, per fare panna, dolci? Invece, sì, quella che si usa anche per montare, per fare dolci. Ecco, quindi non quella classica, diciamo, più soda. No, quella da cucina, perché è troppo pesante, troppo dura di sostenere. Poi si fa un attimo a sfrittellare le uova. Poi piano piano, inclinando la padella. Ecco, ma il segreto per fargli fare questo saltello qual è? Se volete fare questo saltello ci vuole un po' di allenamento. L'ideale sarebbe per incominciare con la padella vuota, col riso freddo, crudo, in pene pane iniziare a sentire. Padella inclinata, assentita, quindi piano piano uno dà dei colpettini e incomincia a fare il saltello. Quindi all'inizio fa da questa parte. Si gira, io faccio tutto in un salto, però si può aiutarsi anche con una spatola o un leccafentole e gli diamo un po' di forma da omelette. E si dà la forma omelette e questa è pronta. A me non piacciono tanto dorate, piacciono un pochino bianchine, che rimangano più morbide e si sente più il sapore anche del carciofo, che se viene croccante si sente solo che sia un po' più vicina, per intendersi, all'uovo strapazzato. Per intendersi, sì. Senti, all'omelette con i carciofi cosa ci mettiamo come contorno, secondo come te? Come contorno, allora, si può rimanere sempre sul carciofo, facendo il carciofo alla romana, quindi carciofi brasati e la cipolla, l'aglio e un pochino d'alloro e vino bianco, oppure in una semplice insalata di pomodori, che ci sta molto bene, con comunque qualcosa di fresco. Perfetto. Grazie Alessio, alla prossima. Alla prossima, ciao.